L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi parlerò di un altro brand di trasformabili che tanto mi è stato a cuore da bambino, cioè Macross, in Italia conosciuto come Robotech. Ma Robotech in realtà era un mischione statunitense di tre serie ben distinte, appunto riunite in un'unica, e da lì è nato Robotech con i dialoghi cambiati e quant'altro. Però l'originale è Macross, Giappone 1982, che narrava le vicende di una astronave aliena che nel 1999 si schianta sulla Terra nell'isola di Sud Ataria. E dunque le nazioni della Terra decidono di prendere questa tecnologia e creare dei veicoli per fronteggiare un'eventuale invasione aliena. 10 anni dopo, questa astronave viene ricostruita e ribattezzata SDF-1, cioè Super Dimensional Fortress Macross. I veicoli principali creati da questa tecnologia erano ovviamente le Valkyrie. È intorno a queste che ruota il fascino di tutta la serie, ed è con il giocattolo di queste che noi bambini ci siamo innamorati. Tornando al cartoon, durante l'inaugurazione della Macross, il pilota Roy Fokker, leader della squadriglia Teschio, squadriglia di Valkyrie ovviamente, invita il suo amico Ichijo Hikaru. Roy Fokker in pratica era il mentore di Hikaru Ichijo. Quest'ultimo, abile pilota, che arriva con un suo piccolo jet, fa un pochettino lo sborone durante la dimostrazione, però Roy Fokker un po' lo badila, un po' alla fine lo adora proprio per questa sua intraprendenza, tanto che decide di mostrargli dall'interno una Valkyrie. Mentre Hikaru è all'interno di una Valkyrie, intanto Roy Fokker si allontana in quanto è scattato un allarme, poiché una flotta aliena, attirata da questa astronave che in passato era loro nemica, si avvicina all'atmosfera terrestre. Questo scatena una reazione automatica da parte dell'astronave Macross, che spara una super cannonata che distrugge molte di queste astronavi aliene. Queste astronavi aliene sono quelle degli Zentradi, e da qui scoppierà tutta una guerra che porterà la Macross a lasciare la Terra. Ma prima di questo è importante uno scontro che avviene tra le Valkyrie e queste astronavi aliene. Hikaru Ichijo, come abbiamo detto, era all'interno di una Valkyrie, quindi casualmente viene contattato dalla centrale e si catapulta anche lui nella battaglia con grande stupore di Roy Fokker. E da lì, da una casualità, diventerà realmente uno dei migliori piloti, se non il migliore, per quanto riguarda le Valkyrie. Quindi, tornando a prima, il comandante della Macross Global decide di fare un salto interdimensionale. Per un malfunzionamento si trova praticamente ai confini del Sistema Solare, e l'unico modo per tornare indietro sulla Terra è con la propulsione standard, e questo porterà ad un lungo viaggio e tutto il malcontento della gente all'interno della Macross, all'interno della quale è stato praticamente ricreato tutto il paesaggio per farli vivere. E appunto gli episodi narreranno il ritorno sulla Terra, gli scontri con gli Zentradi nel frattempo. Gli Zentradi erano affascinati dalla cultura degli esseri umani, che chiamavano protocultura. Protocultura in pratica, secondo loro, sarebbero le loro origini, e quindi anche vedere un uomo e una donna che si baciano per loro era una roba assurda, poiché loro erano concepiti come guerrieri, infatti erano degli umanoidi giganteschi e chiamavano gli esseri umani microniani.
Ma adesso lasciamo stare un po' il cartoon e torniamo al giocattolo. Il giocattolo già nel 1982 era ampiamente avanti con i tempi, soprattutto per quanto riguarda le articolazioni. Ma noi oggi andremo a vedere una più recente versione Bandai dedicata a questo modello, guidata da Roy Fokker Capoteschio, e dunque andiamo a filmare. Iniziamo dal mio personaggio preferito della serie, cioè Roy Fokker, qui rappresentato da una microniana miniatura. Devo dire che per le piccole dimensioni è davvero ben rifinita, tuttavia ha articolazioni fisse, cosa che ovviamente fa storcere il naso, però vabbè, il suo lo fa, il personaggio comunque lo evoca ed è già in posizione per entrare all'interno dell'abitacolo. E passiamo alla nostra Valkyrie in modalità robot. Esteticamente nulla da dire, va a migliorare in ogni punto quella che era l'estetica del vintage, il quale risultava leggermente tozzo, qui invece è slanciato, ben rifinito, ha questo colore, questa colorazione molto realistica, il nostro mitico Teschio, bellissima la pistola che si può accorciare in fase di collocamento sotto al veicolo, quindi ripeto, esteticamente davvero impeccabile. Piedi in metallo, bella la possibilità di avere questi cannoncini sulla sommità articolati singolarmente. Ali ovviamente mobili a piacimento con impennaggi realistici. La pistola ha sia questa cordicina in gomma morbida, sia si può innestare sul braccio attraverso appunto questo innesto. Notevole come le ruote, il carrello, scompaiano all'interno delle gambe con questo sistema davvero efficace. Ma la vera chicca è il simbolo, questa immagine del Teschio, che è un pannellino a parte, che scompare in modalità veicolo, andando appunto a rivelare la cabina priva di Teschio. Come opzione si può ripiegare la punta dell'aereo anche sul retro, anche se io preferisco comunque la configurazione standard. Ben accessoriato, in particolare con varie mani aggiuntive già in posa, e con questa basetta speciale per la modalità jet. La prima cosa che non ho gradito è la necessità di aggiungere questi componenti sui lati dell'interno del corpo per appunto evitare che ci siano dei vuoti. Sono questi che sono dei componenti esterni. A me non piace quando per ultimare una trasformazione bisogna inserire dei componenti esterni, poiché stiamo parlando di trasformabili e non di model kit. Però va detta una cosa, sono componenti
forniti all'interno del box. Cosa voglio dire? Io, essendo collezionista di Transformers, come sapete, succede spessissimo che dei modelli non sono, diciamo, soddisfacenti dal punto di vista della struttura, e spesso dobbiamo ricorrere a kit terze parti esterni. In questo caso, ben venga che una sorta di kit è già incluso all'interno del box. È quello che dico sempre, dovrebbero anche nei Transformers fornire delle versioni economiche con i vari vuoti che conosciamo, e magari fornire anche dei kit ufficiali per riempire questi vuoti strutturali. Appunto, in questo caso, anche se ribadisco, non mi piace che per ultimare una trasformazione bisogna ricorrere a accessori esterni, ripeto, se non altro sono forniti dalla stessa bandaglia all'interno dello stesso box, e quindi diciamo che facciamo finta di accettarlo, anche se ribadisco, preferisco i modelli che si trasformano senza l'aggiunta di pezzi esterni. Dunque, sulla mensola fa il suo figurone, lo vedete, nulla da dire. Tuttavia, io ricordo benissimo le sensazioni del giocattolo che oggi è vintage, poiché ce l'aveva il solito cuginetto fortunato che non sapeva neanche perché era lì, e tutta la fortuna che aveva, beato lui. E col suo vintage, che oggi è vintage, all'epoca era il Robotech, ci ho giocato tantissimo. Ricordo benissimo la solidità, ricordo quante volte l'ho trasformato senza il minimo problema. In questo caso abbiamo un modello sicuramente per collezionisti adulti, però se parliamo di solidità della struttura, devo dire che il vintage è migliore. Anche in generale la trasformazione non fa tanto in più del vintage, e attenzione, non è demerito di questo modello, è merito di quello che era il vintage, che era talmente avanti con i tempi che oggi, a parte un po' migliorare l'estetica, la posabilità e giusto qualcosina nella trasformazione, in realtà c'è stato ben poco da migliorare, poiché già appunto il giocattolo del 1982-83 era, lo ripeto, all'avanguardia. E dunque, a parte la citata chicca del teschio a scomparsa, la cabina di pilotaggio apribile, più o meno, salvo qualcosina, più o meno la trasformazione è quella, cioè praticamente questa porzione di petto che si solleva, ruota e dopo si unisce alla parte retrostante, le braccia si ruotano verso l'alto, si uniscono sul retro, e le gambe si ruotano sul retro. Più o meno, per grandi linee, la trasformazione è questa. Una cosa però che davvero non mi è piaciuta di questo modello è la possibilità di staccare le gambe. Pare che si stacchino per agevolare la trasformazione. Io sono riuscito comunque a trasformarlo senza staccare le gambe, tuttavia c'è quel meccanismo per staccare le gambe, si staccano molto facilmente se non si fa attenzione, che a mio parere è davvero antipatico e sicuramente non danno quella sensazione di solidità che, come detto, dava il vintage. Sinceramente, appena possibile, vorrei recuperare il vintage, poiché questo modello che stiamo guardando adesso mi ha sì molto emozionato, assolutamente, però oltre ad essere un collezionista adulto mi piace anche nutrire quel lato bambino, quello che un po' ci gioca con questi modelli, ovviamente con la dovuta attenzione, poiché stiamo parlando di modelli di un certo costo. Però quella volta o due, perché non li trasformo tanto, ma quella volta o due che li trasformo appena acquistati, vorrei godermela. In questo caso sinceramente la trasformazione non è molto godibile, non scorre benissimo, ci sono le gambe che hanno questo meccanismo per staccarsi, però ripeto, si staccano molto facilmente. Però alla fine, per carità, la modalità gear walk è stupenda, il jet è meraviglioso, il robot è stupendo, quindi cosa dire? Dal punto di vista
collezionista adulto e un modello ottimo sulla mensola. Se parliamo di struttura e giocabilità, sicuramente non è all'altezza dell'estetica che ha. Quindi, se dovessi consigliare questo modello, siccome il prezzo è già andato abbastanza su, lo consiglierei soltanto usato ad un prezzo non oltre i 300 euro. Se si trova nuovo a prezzi già più alti, sinceramente lo sconsiglio. Lo dico a malincuore perché, ripeto, esteticamente emoziona tantissimo, però resta tutto quanto detto prima. Comparazione doverosa con questa recente versione ufficiale 2019 Siege di Jetfire. Come molti sapranno, Jetfire nella Generation 1 non aveva un giocattolo ufficiale, in quanto il giocattolo non era altro che la Valkyrie Macross della Takatoku ricolorata, ma appunto un personaggio uguale a quello che abbiamo visto nel cartoon non c'era. Quindi il personaggio di Jetfire è sempre legato indissolubilmente a Macross. Ed eccoci arrivati al momento birretta, una da finire e l'altra da aprire, quindi togliamo il tappo e voilà, e andiamo a guardarci qualche mia foto, una galleria fotografica dedicata alle modalità di questa versione Bandai. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al mio canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.